Una promozione meritata, ancorché raggiunta con una giornata di anticipo. Lo conferma il 3-0 sul campo del Ravenna, già retrocesso, ma non per questo dimesso. Il tutto all'insegna di un gioco pulito, forte della rapidità e degli automatismi nei movimenti, con e senza palla. Tant'è che non a caso tutti, tifosi compresi, sottolineano i meriti di Prandelli che, anche questo non a caso, risulta fra i più gettonati sul mercato delle panchine. Sono sempre i giocatori che determinano, che deve avere un'organizzazione, deve avere un'idea di base. Che ritorna in Serie A come uno squarcio di luce nella città dei tormenti. Il risultato di Genova ha interrotto l'esilio di 6 anni. Sarebbe tuttavia ingiusto rimandare ad un episodio agonistico il merito che deriva invece da un progetto cominciato con il recupero dei libri contabili dal tribunale, un progetto scandito dalla frenesia dell'uomo delle stelle, Aurelio De Laurentiis, dalle scelte oculate di Pierpaolo Marino, dal passo alpino di Reja, in 3 anni dalla C alla A, con quella sua cadenza lenta ma inesorabile. Il mondo sulle spalle. Napoli in piazza dai quartieri spagnoli a via Caracciolo, con i messaggi di Maradona e di Sofia Loren, dal primo cittadino all'ultimo, il Napoli che ritorna in A, fa una festa come se avesse vinto un altro scudetto. È finita la lunga estate del Napoli tra le notti magiche del trofeo Moretti e della Coppa Italia. Contro il Treviso l'esordio nel campionato di Serie B, il più difficile dal dopoguerra. Pensate, ci sono Juve, Lecce, Brescia, Bologna, Genova, Verona, Bari. Sembra un A2. 30° minuto del primo tempo, il primo gol della Serie B del Napoli. Bucchi, suo il gol, il primo gol del Napoli e il primo gol nella partita contro il Treviso. Gioca bene il Napoli. Al 42esimo lo scippo di Grava, l'esultanza del difensore azzurro sul quale conta molto Edi Reja, sia per affidargli il compito di laterale destro in un centrocampo a 5, sia con compiti precipui di marcatore. Al 9° minuto del secondo tempo il rigore. Bucchi ha già segnato, Calaiò vorrebbe tirarlo lui e lo dice chiaramente, fammelo tirare. Bucchi dice no, se ne va sul dischetto degli 11 metri, rincorsa e gol. 3-0 per il Napoli, doppietta per l'egoista. Sul 3-0, facile facile, il Napoli un po' si disunisce, come uno studente che ha molto studiato soffre ora un calo di attenzione. Ed eccolo il Treviso con Beghetto, è il 31esimo. Ci sono partite che possono cambiare nel giro di pochi minuti o di pochi secondi. Napoli-Treviso sembra una di quelle. Minuti 32, Domizzi, autorete sull'assist di Vasca. Riecco il Napoli che fiuta il pericolo e reagisce. Dalla Bona ed è il gol, grandissimo gol di Dalla Bona, 4-2. È cominciata così la grande cavalcata del Napoli.